Ciao a tutti ragazzi, benvenuti sul mio canale e bentornati su Assetto Corsa Competizione nella nostra serie dove andiamo ad analizzare i tracciati che ci stanno dentro e come fare dei giri più o meno decenti, cioè con un tempo che sia comunque competitivo, anche se non a livello dei pro, però interessante per potersi divertire e iniziare a togliersi magari qualche piccola soddisfazione. Nelle scorse puntate abbiamo visto le piste di Monza, di Zolder e di Misano. Oggi ci troviamo a Imola. Andremo a vedere come fare questo giro in 1.42.9, che praticamente è molto vicino a 1.43, anche se vi devo dire che non è in realtà un giro perfettissimo, nel senso che già all'interno del giro ci sono piccoli errori che ovviamente vi evidenzierò, e potrebbe essere un giro tranquillamente da 1.42.5. Dovete calcolare che ultimamente su Assetto Corsa Competizione hanno modificato la fisica del gioco per quanto riguarda le versioni PC e i tempi sono tutti un pochettino rallentati, quindi comunque 1.42 alto, 1.42 medio inizia a essere un tempo assolutamente degno di degno. Prima di iniziare, come al solito, faccio una breve introduzione che vi spiega come andare a interpretare quello che vedrete sullo schermo e come muoversi per quanto riguarda il setup. Come al solito, come dico sempre, questo pezzo di video che vedrete adesso è un pezzo che ho fatto nella prima puntata. Era inutile che dicevo sempre le stesse cose, quindi vi incollo direttamente quel pezzo lì. Quindi quello che vedrete adesso viene preso dalla puntata di Monza, poi continuiamo col giro di Imola spiegato e interpretato. Alla fine poi vi lascerò il giro visto dall'esterno, in modo che potrete vedere anche dall'esterno come si muove la macchina e vedete meglio le varie traiettorie, se magari dall'interno non vi risultino particolarmente precise, insomma particolarmente chiare. Se avete iniziato da questo simulatore avete scelto un prodotto molto sofisticato, quindi calcolate che la curva di apprendimento sarà un pochino lenta. Se venite da altri simulatori siete sicuramente avvantaggiati, ma comunque non vi aspettate di salire qui e correre, perché va capito il gioco, le macchine sono molto diverse tra loro, il gioco prevede molti parametri e quindi all'inizio è difficile far subito bene. Primo consiglio importante che mi sento di darvi: se andate lenti non è colpa del vostro volante né colpa del setup. So che sono le due cose che vengono in mente subito quando si inizia: se ci avessi un volante migliore andrei più veloce, se ci avessi il setup giusto andrei più veloce. No, con un volante migliore non andate più veloci, con un setup migliore probabilmente andate un pochino più veloci, ma stiamo parlando di un niente rispetto a quando vi serve davvero il setup. Ovviamente ci stanno un sacco di hot lap che trovate su YouTube, io cercherò di fare una cosina un pochino diversa cercando di spiegarvi passo per passo quello che succede in pista, e perlomeno quello che io cerco di fare, in modo che vi possa essere più utile di semplicemente vedere come si fa un giro veloce. Ok, ancora una cosa prima di andare in pista, vorrei farvi notare un paio di cosette dentro l'HUD, non so come cacchio si dice, insomma dentro la schermata in cui vi trovate quando correte. Io corro dalla visuale interna perché mi ci trovo bene, però anche se correte da fuori comunque le informazioni ce le avete lo stesso. Quello su cui dovete focalizzare mentre vedete il giro sono le informazioni che vedete in basso a destra. Adesso ve lo evidenziate con delle frecce. La freccia fucsia vi indica quanto spingo l'acceleratore, cioè la percentuale in cui l'acceleratore viene premuto. Tutto verde e vuol dire che è tutto al 100%, mano a mano che si colora viene parzializzato. Stessa cosa per la freccia arancione che vi indica quanto viene spinto il freno. Guardando queste due frecce, guardando come giro il volante, potete capire quello che faccio io in pista, oltre a vedere come si comporta la macchina di conseguenza. Altra cosa importantissima: la freccia rossa vi indica la pressione delle gomme. Dentro Assetto Corsa Competizione la pressione delle gomme è fondamentale. Ogni singola gomma deve stare dentro un range tra il 27.4, diciamo più o meno il 28, più o meno a grandi linee, non vi state a focalizzare sul singolo decimo. Se state con le gomme fuori range comunque guiderete male o starete in difficoltà con la guida. Quindi prima cosa che dovete fare quando iniziate a correre su una pista: cercare la pressione delle gomme. Come si fa? Uscite, fate 2-3 giri in modo da far riscaldare le gomme, rientrate ai box, vedete che pressioni hanno e poi andate a modificare la pressione a freddo di ogni singola ruota, aumentandola o diminuendola, di quanti click vi servono per farla aumentare e diminuire a caldo. Allora, partiamo dal setup. La prima cosa che voglio dirvi è che in questo gioco il setup che vi fornisce, sia il setup aggressivo che il setup sicuro, sono dei setup già molto validi. Per quanto mi riguarda uso sempre il setup aggressivo come punto di partenza e ci faccio veramente due cavolate. Quindi non state a scemirvi troppo all'inizio, potete partire dal setup sicuro se siete proprio all'inizio col sim racing. Se volete qualcosina in più, il setup aggressivo è leggermente più aggressivo, giustamente dice il nome, ma sono già tutti e due fatti molto bene. Adesso andiamo a vedere schermata per schermata quello che
ho modificato. Di base nella schermata dei pneumatici, come ho detto, vado a modificare solamente la pressione delle gomme, tutto il resto dei parametri non l'ho mai toccato. Vado a spostare solamente i PSI di ogni singola gomma per fare in modo che a caldo stiano in quel range di pressione che vi ho detto. Schermata dell'elettronica non la tocco perché nel setup aggressivo me lo mette già così. Per quanto riguarda la strategia, l'unica cosa che vado a modificare sono i freni. Adesso, se voi vedete lì nella parte centrale, c'è scritto freni anteriori e freni posteriori. Ogni numero corrisponde a una tipologia di freno. I freni numero 1 sono quelli più aggressivi e quindi vi danno una risposta molto forte, hanno una durata più o meno valida per le gare da 45 minuti col moltiplicatore 1x, quindi regolatevi così. Se dovete fare gare endurance un pochino più lunghe, utilizzate i freni numero 2. So che ci sono anche i freni numero 4, che sono quelli super aggressivi, che vi durano 3 giri. Io personalmente non riesco a usarli neanche nelle sessioni di hot lap perché vi cambiano gli spazi di frenata e non mi riesco a abituare. Quindi comunque sia, per iniziare, secondo me i freni numero 1 sono perfetti. Nella schermata grip meccanico, io di base, se cambio qualcosa, cambio solamente il bilanciamento di freni, che mi serve a spostare il freno un pochino più sull'anteriore o sul posteriore a seconda di come si comporta la macchina quando vado a frenare forte. La schermata degli ammortizzatori non l'ho mai manco letta, proprio, ecco, giusto per darvi un'idea. Nella schermata aerodinamica andate a gestire l'altezza da terra sia della parte davanti che della parte dietro. Si tratta di una regolazione già abbastanza di fino, cioè nel senso che queste auto sono molto molto sensibili anche all'altezza da terra, quindi per quanto riguarda il setup io sinceramente di solito non la tocco mentre vado a toccare i condotti freno, perché specie nelle piste come Monza, dove avete dei tratti lunghi ad alta velocità, vi si raffreddano i freni se avete i condotti freno troppo aperti, quindi tendo a chiuderli un pochettino. Tutto quello che avete visto sono le uniche regolazioni che faccio sul setup rispetto al setup stock aggressivo, quindi parliamo veramente del nulla, ragazzi. I setup di serie di questo gioco sono veramente fatti bene. Ok ragazzi, eccoci qua, ci lanciamo sul rettilineo, qui dovete tirare al massimo, ovviamente è inutile che ve lo spiego, penso che ve lo dico, sul rettilineo dovete tirare, poi qui rimanete il più a destra possibile passando vicino al muretto di destra e qui più a sinistra possibile passando vicino a sto cordolo per fare una linea retta che vi porta alla prima variante, la variante del tamburello. Il punto di frenata è quando vi avvicinate, superate il cartello di 200 metri, ora non so se vedete il cursore, ma qui c'è, qui a destra c'è questa specie di striscia d'asfalto, quando arrivate qui è il momento di frenare forte. Andate a frenare forte, portate la seconda e con la seconda entrate nel cordolo di sinistra, questo che vedete proprio qui, ci dovete passare sopra con la macchina, tenete sempre un peletto di acceleratore perché se no vi si gira, quindi in questa curva, ma anche in altre poi ve lo farò vedere, dovete cercare di tenere sempre un pochino l'acceleratore puntato. Appena superato il primo, passate sopra il secondo, riaprite tutto, passate sopra il terzo cordolo in terza e vi lanciate per arrivare alla variante Villeneuve. Qui il punto di frenata è molto complicato, in linea di massima state a cannone, vi tenete tutti a destra. Quando superate il cartello dei 100 metri, iniziate a frenare forte e puntate la macchina verso il cordolo di sinistra. Calcolate che dovete riuscire a farla girare scalando le marce, quindi andate a mettere la quarta, poi andate a mettere la terza sul primo cordolo e la seconda sul secondo cordolo, passando molto sopra i cordoli anche qui. Ricordatevi sempre di tenere il gas leggermente puntato. Arriviamo alla tosa, appena passato il cartello dei 50 metri, arrivate in prima, rimanete stretti stretti al cordolo, riaprite il prima possibile, sfruttate al massimo la pista, ragazzi, dovete riuscire a sfruttare al massimo la pista e salite veloci verso la piratella, vi tenete tutti a destra, appena arrivate al cartello dei 50 metri frenate forte. Io qui con la Lexus, con la rapportatura delle marce che c'ha, ci posso arrivare o con la quarta tirata al massimo o con la quinta appena appoggiata, di solito preferisco mantenere la quarta per non appoggiare una marcia in più, però vedete voi. Comunque scalate una marcia e andate a montare forte sopra il cordolo di sinistra, va allargate a destra e riscendete giù in discesa forte per arrivare verso le acque minerali. Anche questa è una curva molto complicata, dovete riuscire per quanto possibile insomma a raccordarla, quindi vi tenete tutti larghi a destra, mettete la terza, passate sul primo cordolo di destra, andrete a finire sul cordolo qui a sinistra. In realtà, se vedete, io in questo giro sono abbastanza safe e quindi rimango un pochino in mezzo, avrei potuto farla molto meglio l'acqua minerale qui. Dopodiché in seconda passate un'altra volta sopra il cordolo di destra, passate sul cordolo di sinistra e tirate su dritto per dritto. Andate forte, qui scaricate tutte le marce per arrivare alla variante alta. Arrivati ai 50 metri, appena inizia il cordolo alla vostra sinistra, dovete frenare forte, 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 perché questa è una frenata molto, molto impegnativa. Passate dalla quarta alla seconda, montate molto sopra il cordolo di qua, tagliando il più dritto possibile, mi raccomando tenete il gas puntato, se no vi girate. Un minimo di acceleratore glielo dovete da sempre.
fatela in una maniera più veloce possibile e riaprite tutte le marce. Arrivate verso la discesa che porterà alla rivazza. Vedete tutti i larghi a sinistra. Appena girate verso destra e la macchina vi si rimette dritta, quello è il momento di frenare. Frenate forte, quarta, terza, seconda, passate sul cordolo di sinistra, io qui sono rimasto molto largo in realtà, seconda curva della rivazza, rettilineo finale, andate a tirare tutte le marce e qui andate a chiudere il vostro giro, che in questo caso, come ho detto, è un giro di 1:42.980, mi pare una cosa del genere, sinceramente mo non me lo ricordo, mo lo vediamo, comunque dovrebbe apparire. Ma a prescindere da questo, è stato anche un giro, sì, 1:42.980, è stato anche un giro con un po' di errori, con cui potete tirare fuori tranquillamente un 1:42.5. Quindi, come vi ho spiegato dentro il giro, in realtà il segreto è sfruttare molto molto la pista in larghezza. Sfruttate i cordoli, cercate di montarci sopra nei punti giusti. La Lexus in questo caso aiuta perché è una bella mangia cordoli, però in generale dovete riuscire a sfruttare la pista il più possibile. E ricordatevi di puntare l'acceleratore, perché se no vi girate sicuramente. Ragazzi, io spero che il video vi sia stato utile, fatevi sapere che ne pensate, se ci avete suggerimenti, ovviamente per chi altro leggerà i video, perché come al solito non è assolutamente il giro perfetto, è la mia interpretazione della pista che mi porta a questo risultato, che però può essere utile per chi comincia o per chi comunque vuole arrivare a un livello medio decente. Detto questo, ragazzi, io vi lascio nel finale il video del giro visto dall'esterno, che vi può aiutare per capire meglio le traiettorie, capire precisamente dove ho messo la macchina mentre giravo. Non mi rimane di ringraziarvi del tempo che abbiamo passato insieme e, come al solito, ci vediamo nel prossimo video. Ciao a tutti!